Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a voi qua in teatro, al Teatro Nuovo di Torino, benvenuti voi da casa, la seconda edizione del European Tango Championship e Festival, sede ufficiale europea del Tango Buenos Aires Festival e Mundial de Baile. Tanti partecipanti arrivati da tutta Europa si sono esibiti nelle due categorie, il tango salon ed il tango scenario, e i vincitori che verranno proclamati questa sera parteciperanno al mondiale che si terrà in agosto a Buenos Aires. Salve. No, ma scusi, questo è il Teatro Nuovo di Torino? Sì, Teatro Nuovo di Torino, sì. E qua c'è la finale del campionato. Finalissima. Mi scusi, lei chi è? Io sono Max Pisu e sto appunto cercando di condurre. Ah, Max Pisu è lui! Ma lei chi è, scusi, no? Tanto che lei è entrata qua, dico chi è? Io pensavo, sai, cercavano una ragazza carina, argentina, bionda, alta, carismatica, insomma, di bella presenza. Certo. Lei è la mamma? A fa lo spiritoso? No, chiedo. No, sono io la conduttrice. Ah, lei si propone come... Certo, no, siccome mi ha detto argentina... E che te credi che sono io? Argentina, Argentina sta la morte. Brindiamo, vuoi un mate? Cos'è questo? Mate, il mate, la cosa che noi beviamo in Argentina, mate. Ma è buono? Buonissimo. Allora, magari lo bevo dopo. Quando vuoi. Quindi lei è argentina, cioè nel senso argentina... Argentina. Io mi aspettavo però una un po' più, come dire, che ne so... Belen Rodriguez. No, non dico per scordatela, forza, non si poteva fare. Ho capito, che sarà mai Belen Rodriguez? No, ma anche un'altra. Un po' più alta di me, tutto. Ho capito, ma non dico per forza la Rodriguez, però una che ne so. Lola Ponce? Manco quella, scordatela, raga. No, fatene una ragione, ci sono soltanto io. Faccio io la conduzione. Ma ha detto Argentina. Non mi conosce nessuno? Penso di no. Buonasera a tutti, sono Sonia Belforte, felice di condurre questa serata del campionato. Vedi, mi conoscono. Vedi. Basta! No. È un riepilogo di quello che è successo nella settimana. Facciamo insomma, ecco, perché sono state comunque fatte parallelamente poi al campionato, ci sono state un sacco di iniziative legate e dedicate all'Argentina e al tango, tipo, che ne so, rassegne cinematografiche, mostre, spettacoli, concerti, milongas, e poi con tanti artisti comunque internazionali di livello mondiale. Sì. Che entusiasmo, proprio sempre mamma il tango, sì, vabbè, dai.